un big match, quello per il calcio giovanile dell'Arezzo, quello di oggi, l'Arezzo Under 16 di Andrea Ciavorella affronta il Pisa, uno scontro di alta classifica, il Pisa in classifica è terzo a quota 24, l'Arezzo è quarto a 20, in caso di vittoria dunque l'Arezzo stringerebbe e si avvicinerebbe a un punto dal Pisa e quindi in piena lotta per la fase finale di questo campionato Under 16 Serie C, rimessa laterale per Pellegrini. Pallone profondo, c'è il pallone intercettato da Pinna, attenzione allo scatto di Panattoni, in area di rigore, Panattoni, saltato Basile, Panattoni, la porta è vuota e c'è la rete. Subito il Pisa in vantaggio con Cannas, Cannas porta in vantaggio il Pisa, partita cominciata subito in salita per l'Arezzo. E Panattoni che è andato via, ha superato Basile con la porta ormai vuota, ha messo in mezzo ed è arrivato il gol di Cannas e dunque Pisa subito in vantaggio qui alla nave di Castiglione Fiorentino, 1:40. L'Arezzo deve già rimontare alla prima vera discesa del Pisa, ha colpito la formazione nerazzurra. Attenzione al lancio, questo è buono per Anselmi, nella rigore Anselmi, subito l'Arezzo può rispondere, Anselmi resiste, anche qui è uscito il portiere Balli, Anselmi fuori per Joe, poi esterno della rete, subito l'Arezzo vicino al pareggio, Joao Pai con la porta vuota, non è riuscito a centrarla, l'Arezzo ha avuto subito una colossale occasione per trovare l'1-1, Sestini prova a difendere palla, Sestini verso Joao Pai, filtra il pallone, attenzione a Canapini, nella rigore Canapini, buono il dribbling Canapini, il tiro è debole ma finisce lo stesso però in zona porta sull'esterno della rete, tanto quello realizzato da Cannas è il sesto gol in campionato. Attenzione che questo pallone sembra buono. Attenzione in area di rigore. Panattoni, Panattoni saltato ancora Basile. Panattoni sulla linea. Il salvataggio provvidenziale da quella parte di Bux che ha salvato letteralmente il risultato. La seconda volta che Panattoni scavalca il portiere Basile che adesso va in uscita sul traversone dalla zona di Cannas, liberati, prova a scattare Panattoni, attenzione Panattoni, Arezzo in difficoltà su questi scatti, Panattoni, dribbling, conclusione, raddoppio del Pisa, Panattoni, il 2-0 del Pisa, su questi palloni, su questi lanci lunghi, i centrali dell'Arezzo probabilmente battezzano male la velocità del pallone ed è la seconda volta che si fanno raggiungere i giocatori dell'Arezzo, qui erano due giocatori difensori che si sono fatti superare in velocità da Panattoni che poi è rientrato con il dribbling e quindi è andato a concludere subito l'Arezzo, Anselmi, Anselmi, conclusione! Ed è un gol bellissimo che riapre il discorso, Anselmi trova l'angolino, riapre tutto, 2-1, gol importantissimo di Anselmi, un grande assist da parte di Sestini e Anselmi ha trovato l'angolino alla destra del portiere Balli. Conte Luca corto ancora per Joao Pai, col destro morbido, colpo di testa di Anselmi, la palla va fuori, sfiora il 2-2 l'Arezzo ancora con Anselmi. Anselmi, Tozzi dentro verso Steccato, respinta, conclusione di Bux, palo, palo, palo pieno, Anselmi finisce a terra, attenzione, si prosegue, chiedeva il rigore qui l'Arezzo, con Anselmi che è finito a terra, si riparte dal fondo, rimessa di Bux, lunghissima verso Martelli, la palla arriva fuori e la prende addirittura il Pisa e l'arbitro su questo rinvio fa finire qua la partita, va al Pisa lo scontro diretto dunque per l'alta classifica in questo campionato Under 16, Pisa che batte l'Arezzo 2-1 qui alla nave, i gol dopo un minuto, la rete realizzata da Cannes e raddoppio di Panattoni per l'Arezzo, aveva subito riaperto i giochi Anselmi che ha avuto una grande occasione per il 2-2 nel primo tempo, Arezzo ha avuto due o tre circostanze per pareggiare, nella ripresa più difficoltoso trovare la via della porta, da ricordare soprattutto il palo esterno di Bux insieme a mister Andrea Ciavorella. Allora,
un Arezzo in un campo veramente ai limiti, ha giocato una grandissima partita, gagliarda, penalizzato sicuramente da quel gol dopo poco più di un minuto. No? Sì, quei 5 minuti sono stati fatali vedendo com'è andata la partita, nel complessivo non si meritava di perdere questa partita, ragazzi, ha fatto un'ottima prestazione, 80 minuti degni veramente del nostro valore, sono contento lo stesso. Spiace per il risultato perché quei 5 minuti ci hanno tagliato veramente le gambe. Si è avuto una reazione positiva, siamo riusciti subito ad andare a accorciare le distanze sul 2-1 e abbiamo tenuto viva la partita fino all'ultimo, quindi bravi ragazzi. Pallo nel secondo tempo, forse un rigore non concesso, e, insomma, poteva finire diversamente. Ai punti diciamo che l'abbiamo vinta, però il calcio è questo, io sono contento dei ragazzi che hanno fatto questa prestazione, senz'altro in campo potevamo meritare qualcosa di più, a volte la fortuna o la sfortuna ci possano incidere nel gioco del calcio, quindi andiamo avanti a testa alta per tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. Sì, che poi la dinamica dei gol, probabilmente anche i difensori traditi dal campo, dal leggere, no? La lettura di questi palloni e la posizione degli avversari. Esatto, sono cose che bisogna continuare a allenare, cercare di migliorarsi, perché poi la differenza la fanno queste situazioni nel calcio, quindi continuiamo ad andare avanti. L'Arezzo comunque in piena lotta per questi playoff, al di là che Lecce deve recuperare delle partite, però l'Arezzo c'è. No, noi personalmente cerchiamo di giocare tutte le partite che rimangono da qui alla fine con la stessa mentalità, non è che ci modifichiamo in base a chi è in testa o contro chi giochiamo, noi tutte le partite le dobbiamo affrontare nella stessa maniera. Oggi era una partita difficile, oltre perché giocavamo con una squadra molto quotata che è il Pisa, però ecco, il nostro percorso fino adesso è meritato, se abbiamo questi punti è perché sul campo abbiamo dimostrato di stare in questa posizione.